buonasera Peppe. Oh ragazzi, a proposito di Corona, a proposito della vicenda Corona, ancora. No, c'è una questione molto, molto semplice. L'avvocato di Corona, che ovviamente è l'avvocato di Corona e fa il suo mestiere, uscito dal tribunale dove ha chiesto, no, i giudici decideranno entro una settimana, dove ha chiesto l'affidamento ai servizi sociali e, giusto. Poi domanda giusto cosa? Giusto chiedere per un detenuto, chiedere, come certo, Corona, ma giusto, l'affidamento, se sai, ma sarebbe umano darglieli. Ma per te è umano dare a tutti i servizi sociali? Sì, sì, ecco, bravo. È umano dare a tutti i servizi sociali. Non a chi commette reati terribili e per chi è pericoloso verso gli altri, no, non per certo, questi. Certo, ma certo. Come ha scritto Gustavo Zagrebelsky oggi su Repubblica, più si riduce il carcere, più una società cresce e può anche migliorare. Bellissimo, nella società ideale non esiste il carcere, è stupendo, meraviglioso. La società, ma non è così banale. Nel mondo cosa. Così, no? Nessuno dei fiori, no? No, nella... nessun fiore, non banalizzare di dire tutto. Buffonate. Più non carceri, dico, più carceri, altro che più carceri. E pensi di garantire la sicurezza così con più carceri? Sì, certo, no, invece certo. Tu sei quello che vuole tutta la gente fuori. No, questa è una banalizzazione, ma non te la consento. Che cosa si può fare per abolire il carcere? Zagrebelsky su Repubblica. Le balle con Zagrebelsky, di cui non me ne fotte nulla. Andiamo un attimo a. Qualcuno che ascolta leggerà. Benissimo, leggerà Zagrebelsky. Sì, certo. L'avvocato Chiesa dice che è un sacrilegio tenere dentro Corona. Senti perché? Un sacrilegio buttare via un uomo di questa intelligenza, di questa sensibilità e che per giunta è un fior di contribuente perché ha appena pagato 1.500.000 euro di tasse dal carcere. Allora, è un sacrilegio buttare via quest'uomo come se non si fosse buttato via da solo, un uomo di questa intelligenza. Dunque, i parametri sono l'intelligenza, la sensibilità e il fatto che ha pagato dal carcere 1.500.000 di euro, cioè un grande contribuente, avendo pagato 1.500.000 di euro dal carcere. Non è che è un grande contribuente, che evidentemente questo 1.500.000 è il frutto di una transazione con il fisco per altre cose, non questo è che. Mi pare evidente, no? Questo sì. Però di Corona voglio. Amici miei, siamo andati a ripescare un pezzo formidabile di una sfida grandissima che fece in tribunale. Lì mi piaceva Corona. Una sfida enorme che faceva in tribunale al giudice. Al presidente di una giuria si parlava del presunto ricatto al giocatore di calcio Adriano. Tappate le orecchie, bambini, per un attimo, sentite come parla Corona davanti al giudice, che poi a un certo punto gli dice: beh, ma lei potrebbe moderare un po' il linguaggio. E non si era alla Zanzara, si era in un tribunale della Repubblica. Ma lei quando parla di bordello, puttana e pisello, ma a quali foto fa riferimento? Mi faccia capire. Le faccio riferimento a questa fotografia, sì, dove c'è Adriano che si è addormentato sul tavolo completamente ubriaco e questa puttana gli fotografa il cazzo, che è in tiro in questo caso. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo gli chiedo scusa, se no, le sembra una foto normale? Guardi di un calciatore io di Serie A, ho capito, tollerante. Ma io le dico, ma le sembra una foto normale questa? C'è un calciatore di Serie A sdraiato su un tavolo con una che gli fotografa il pene? Parla di figa, per favore, a noi non frega in caso di niente. Un passaggio memorabile il tribunale, dove un giudice a un certo punto gli dice: ma lei lo sa dire in un altro modo? Quasi gentilmente, no? Chiede. Se può, usi un sinonimo. Esatto, signor Parenzo. Scontro in Parlamento su Cuffaro. Senti che cosa succede. Matteo da Brescia, vai Matteo. Sì, salve. Dimmi. Volevo parlare in merito alla questione di Corona. Sì, sì. Allora, io anni fa vengo fermato con mezzo cannone di marijuana, mezzo spillone di marijuana con certi Bob Dylan. Sì. Mi mandano al SER del mio paese in mezzo ai tossicodipendenti, sì. Mi ritirano la patente, mi ritirano e sono fottuto, sputtanato in tutto il paese. Un mio collega. Beh, in tutto il paese, il suo paese, diciamo, no? In tutta l'Italia. Sì, certo, in tutto il mio paese. Okay. Sì, ma è una vergogna questa cosa qua. Quanto aveva lei in mano? Mezzo cannone di marijuana. Mezzo cannone, che vuol dire un cannone di marijuana? Mi spieghi bene. Uno spinello. Uno spinello, sì. Mm. 0,05 grammi. E allora? Qualcosa del genere. Allora, adesso la gente vuole chiedere
di Corona, dopo tutte le puttanate che ha fatto. Vabbè, questo che c'entra, però, scusi, adesso il paragone non mi sembra corretto. Cioè, io a me dispiace quello che è successo a lei, ed è una vergogna che uno che fuma una canna debba andare non so dove, al CERT, in mezzo di tossicodipendenza, perché ci stanno prendendo il metadone. Però non è quello il punto, è il concetto. Qual è il concetto? Il concetto che io, se sono uno sfigato che non conosco un cazzo di nessuno, per una puttanata passo nella merda così. Questi qua fanno tutte le peggiori stronzate, e ci sono anche comitati che chiedono che venga rilasciato dal carcere. È questa l'assurdità, è questo che non riesco a capire. Quindi che non rompa le palle, che vada a fare in culo, ha fatto le puttanate e paga, punto. Come facciamo tutti noi italiani? Beh, quasi tutti noi italiani. Perché se, infatti, passa un concetto, se passa un concetto... Ma infatti concetto, nessuno dice un'altra cosa. No, ma semplicemente io, le misure, Matteo, alternative, io sono d'accordo, alla pena restrittiva. No, Matteo è incazzato per un'altra cosa. Matteo è incazzato, capito, perché ci sono italiani che si mobilitano, ci sono VIP che si mobilitano per degli altri VIP, mentre dei poveri cristi non se ne occupa nessuno. Ma non è vero, vale per tutti. La battaglia per Corona è valida per tutti quelli che sono nella condizione di Corona, cioè che potrebbero scontare una pena. Non per tutti c'è il clamore, non per tutti c'è questo clamore. Grazie al clamore su Corona ci può essere un aiuto per tutti gli altri detenuti. Ma quando mai? Ma dove? Ma caro Parenzo, ma di che cosa? Di che parli, dai? Beh, caro, si parla di carcere, purtroppo si parla di carcere solo quando ci sono dei detenuti eccellenti, no? Non mi pare che anche noi purtroppo parliamo di carcere abitualmente. Ma io infatti non ne parlo perché questa perché non è... Perché te ne fotti? Perché certo, non è una trasmissione che parla di queste cose, ma non dire cazzate, d'accordo, dai, è ovvio, ma nessuno parla di... Purtroppo nessuno parla di carcere abitualmente. Ma ho capito, ma non è caso eccellente, se ne parla, e questo può aiutare altri detenuti. Senti, a me pare strano che ci sia tutta questa mobilitazione adesso. Esatto, bravissimo. È quella roba lì, cioè pazzesco. Parenzo, ho capito che deve avere una ridondanza, ok? Tu dici, vabbè, cazzo, c'è il VIP che ha la ridondanza e quindi può essere, ma quando mai succede una roba del genere? Quando mai? Fa la notizia quanto? Mezz'ora? Mezza giornata? Una settimana? Un mese? Fuori dei coglioni? Dopo due settimane siamo gli italiani e nessuno ricorda più un cazzo di nessuno che ridondanza ha avuto. Va bene, grazie. Vai, okay, grazie. Massimiliano, Trento. Piero da Roma, Piero. Sì, ciao Cruciani. Dimmi, Piero. Io volevo chiamare, volevo esprimere un attimo un giudizio, prima di tutto su Corona che hai nominato prima, e poi mi riallaccio anche a Taormina. E mi rincresce dirti che anch'io sono leggermente in accordo con quello che diceva Parenzo prima. Prima di tutto perché le sentenze che vengono espresse dai giudici devono essere tese a una riduzione. Ma su che cosa, scusa? Sulla funzione dei giudici, prima di tutto su Corona e il fatto che non ci deve essere assolutamente nessun tipo di grazia, perché è una persona che... Questo lo decide. Io per esempio non sono né contrario alla grazia, né contrario ai servizi sociali, né contrario ai domiciliari, ma non siamo noi a deciderlo, non è un diritto divino, cioè questo è il punto, non siamo noi a decidere, ci sono dei ricorsi che vengono fatti, delle richieste che vengono fatte secondo le norme di legge, e punto e basta. Sì, spesso i periti però non valutano solo di salute reale della persona. È successo di gente che è morta in carcere. È successo. In carcere si muore. In carcere è una condizione complicata. Nello carcere, stato di diritto, e non dovrebbe essere è così. È una condizione complicata. Non dovrebbe essere così, invece. Va bene, francamente. D'accordo. Va bene, chi se ne frega? Non ho detto chi se ne frega. Traffico, via, non ho detto morto, chi se ne frega. Non via, hai capito? Borsa, ma tu sei proprio tutto uguale, ma permeato. Chi se ne frega? Cioè, appena parla Manconi, tu ti metti giù e ma ti baci i piedi. Ma non è l'unico, per fortuna. Piero, non è l'unico. Ci sono in tanti che si occupano di carcere. Ma io non ho detto niente. Poi, tra l'altro, tantissimi sono. Piero, vai. Prosegui. Ci sono morti in carcere. Ci sono, certo. Quello che ha fatto Corona è stato altamente degradante anche per l'immagine del paese. Io vivevo all'epoca all'estero. L'immagine del paese, non esageriamo. Al limite per se stesso, proprio al limite. È totalmente diseducativo. No, ma non c'entra niente. Che poi all'epoca io attaccavo Corona e tu lo difendevi. Certo, perché all'epoca tu difendevi il malaffare di Corona. Io il malaffare, non ho mai difeso il malaffare. Assolutamente, cioè difendevi il metodo della vendita delle foto. No. In modo ipocrita, rimandate i nastri di quello che dicevi. Senti, io invece accusavo Corona e ora però lo voglio fuori, guarda la differenza. Amico mio, io non difendevo. Rimanda i nastri quello che dicevi. Ma stai zitto, invece di dire cazzate. Rimanda i nastri di quello che dicevi.
di Corona. Basta. Rimanda i nastri. Vabbè, se hai coraggio. Rimanda i nastri. Rimanda i nastri, certo, di quello che dicevi di Corona. Certo. Rimanda i nastri senza tagliuzzarli. Ma. Così si vedrà che io attaccavo Corona per quello che faceva e adesso lo vorrei essere servizi sociali o fuori dal carcere. Nulla, non sapevi. Sapevo perfettamente che vinducchiava le foto per ricattacchiare qualcuno. E tu dicevi, ma no, è gossip. Dov'è il problema? Mai. È gossip. Ma che detto problema una cosa è del genere. Se uno mai rimanda i nastri, rimanda i nastri, rimanda i nastri, ma certo rimanda che i nastri, rimandali e vediamo chi ha ragione. Scommetto 50.000 euro. 50.000 euro scommetto. 50.000 euro. 50.000 scommetto. Sì, appena finito di urlare me lo dice. Fuori dal carcere lo difendevi. Fuori dal carcere lo difendevi. Io ora la voglio fuori. Abbiamo capito. Capito la differenza. Allora, adesso appena finito di urlare ti dico una cosa molto semplice. Rimanda i nastri. Sì, ma stai tranquillo adesso. Adesso no, rimanda i nastri. Prendi una camomilla e stai tranquillo. Perché si vedrà chi lo difendeva quando era fuori dal carcere e faceva zozzerie. Sì, certo. Io ero contro quelle zozzerie perché non ritenevo gossip quella roba. Ambulanzina. Non la ritenevo gossip, ma io oggi lo voglio fuori dal carcere. Ambulanzina. Guarda un po'. Ecco l'ambulanzina. Guarda un po'. Rimanda quello che dicevi quando era fuori. Così ti calmi. Che faceva i suoi ricatti. Allora. Rimanda quegli audio. Così abbiamo capito. Stai zitto adesso. Stai zitto. Abbiamo capito. Allora, la cosa fondamentale è una sola. Io non ho mai difeso il ricatto. Come ho no? mai difeso dicevi i ricatti. Che non era ricatto. Stai zitto, non ho mai dicevi difeso i ricatti. Ma stai zitto, io invece di ricazzare. Vabbè, mandi la pubblicità, dicevi così mi rotti i coglioni questo qua, dai. Dicevi che non era ma ricatto. Stai zitto, dicevi va. Ricatto. Ma stai zitto, ma quando mai? Ma stai zitto. Manda la pubblicità, vai, questo imbecille, dai. Esatto, signor Parenzo. Fino all'11 febbraio continua. Allora, ed è tutto evidente, anche andando a ripescare questi famosi nastri di cui parla il matto, ecco, qui che ha parlato prima. Rimanda i nastri. Sì, sì, stai tranquillo. Rimandali. Che cos'è che sento un rimbombo? Toglietemi un attimo il rimbombo. Allora, rimandali. È del tutto evidente che difendevi Corona. Sì, no, che non difendevo Corona, difendevi ma spesso la pratica. Oh, ma ti stai Corona. Zitto un attimo, no, mi fai parlare o no? Mi fai parlare perché questa trasmissione fino a prova contraria la conduco io, per cui sì, adesso stai zitto un attimo. Stai zitto un attimo. L'hai già fatta la tua contraddizione. Stai uso zitto un attimo tecnica. E mi lasci parlare. Primo, uso la stessa primo tecnica. Mi lasci, poi puoi dire quello che vuoi. Allora, prima cosa, non ho mai difeso Corona. O Sam, no, audio ce ne sa più di uno se vuoi, ce n'è più di uno. Più volte è venuto Corona qui a parlare, due o tre volte. No. Ma anche quando c'era no, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, ma non ti ricordo il caso perfettamente. Ma non ricordi un cazzo tu, non ricordi un cazzo. Allora, la cosa fondamentale è che io lo lasciavo parlare per farmi dire un po' di minchiate come facevo sempre. Spesso no, io do corda, stai zitto, do corda non alle persone, come no? No, do corda alle persone, no, non mi sto scaldando. Do corda alle persone, do corda alle persone. Sai che è un altro. Per tirar fuori delle cose. No, non c'è nessun punto perché del caso Corona non mi sono mai occupato. Ma non dire stronzate, non dire usci fuori quella cosa su Trezze che non sostenevi andremo a ripescare, sì. Che non esisteva bene, il concetto del ricatto. Senti, non discutevo una sentenza, dicevi capito? Che era non c'era sentenza perché c'era un processo in corso. C'era il processo in corso e tu ma nel comunque corso non discuto del processo, nemmeno adesso, ma io non sto dicendo dicevi, che c'era ricatto. Ma come, tu lo vuoi in galera. Io, ma chi lo dice stronzo? Tu, non è questo. Tu lo vuoi in galera. Ma vai a fare in culo, perché va. Ti arrabbi? Ero da Roma, va. Perché ma quale galera? Io non voglio nessuno in galera, imbecille. Tu lo vuoi in galera? Ma sei un poveraccio, sei la gente che ha ascoltato l'ha capito. Tu lo vuoi. Non hai capito niente. Io penso che possa scontare fuori la sua pena ai domiciliari o quant'altro. Questo penso Andrea io, da Bologna. Non voglio nessuno in galera. Mentre poveraccio. Tu all'epoca Andrea. Sostenevi. Parla come Andrea. Voi... Parla Andrea. Toglietela. Parla Andrea. Vai. Ciao Cruciani, ciao, che noia poveraccio, sta cosa, guarda. Parenzo, mamma mia, vabbè, comunque. Ma allora, io lo voglio in galera, dice che voglio in galera le persone, questo cretino. Ma stai zitto! Non voglio in galera Corona, imbecille! Andrea da Bologna. Sì, allora, senti un po', io ho chiamato tempo dico fa. Dico che deve fare la strada che fanno tutti, capito? Senza privilegi, punto e basta. Non lo voglio in galera, sì, imbecille. Carcere, detto. Ma hai detto che bisogna sì, costruire più carceri. Costruire più carceri, certo. E allora? Questo non è necessità di galera? No! Che è una contraddizione. Ci sono poche carceri in Italia, ci sono pochi posti. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra col fatto che c'è alcuni reati? Ma questo è un tema generale che non riguarda Corona. Non voglio scontare fuori. Vuol dire Andrea da Bologna, vai. Andrea da Bologna. Questo ho detto. Non i reati di Corona. Non i reati di Corona. Non 9 anni. Non 9 anni o 13 anni. Io poi non voglio più parlare di questa roba, capito? Non voglio più parlare di questa roba qua. Perché non voglio in galera nessuno. Chiaro? Come nessuno? Al contrario. Non voglio in galera nessuno di principio. Di principio non voglio in galera di nessuno. Che vuol dire? Voglio che la gente sconti la sua pena. I pedofili voglio.
voglio in galera, gli stupratori li voglio in galera invece io. Tanto è un pazzo, Andrea da Bologna. Io un pazzo, io metto in luce le contraddizioni. Sì, ma quale contraddizione? Non c'è nessuna contraddizione. No, nessuna, coerenza assoluta. Ma chi ha detto che c'è coerenza? Ma che c'entra la coerenza? Non c'entra niente. Tu confondi la tecnica per fare un'intervista in una trasmissione radiofonica ad altre cose. Io confondo, no, quello la conosco. Confondo il tuo pensiero sul caso. Per cui sostenevi che non c'era ricordo. Va bene, vai. Ah, l'avete sfumato, va bene. Senti, allora, io ho chiamato un tempo fa, poi avete preso un po' una specie di jingle che ti dicevo non c'è più figa in trasmissione. Però adesso ho richiamato perché anche ultimamente ne sei poca. Allora io mi sento di fare un appello a nome degli ascoltatori etero, mi senti? Della zanzara. Sì. Cruciani, noi vogliamo più figa. Cioè, ma quella so che non è più il periodo di gettine, di quelle cose lì, però trova qualcosa, trova uno spunto. Cioè, io non sono come quell'ascoltatore che vorrebbe avere un pazienza, ma parliamo di queste robe qui tutti i giorni. Parliamo tutti i giorni di questa roba qua. Ma cosa vuoi di più? Intervisti, qualcosa, come la Nike Rivelli, quelli che le chiamano. Ho capito, ma la settimana scorsa è venuta, amico mio, la settimana scorsa è venuta. Ma che vuoi? Ogni giorno qualcuno in trasmissione, chi vuoi? No, per me una alla settimana che ce la faccia, non dico averlo duro, però averlo il bello per noi ascoltatori della zanzara sarebbe, non dico averlo duro il casello di, ma averlo costantemente Barzotto. Quello sarebbe costantemente Barzotto. Vabbè. Ok, vabbè, traffico, dai, traffico. No. C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me. Speciale Steel Alice. Alice Holland, quasi tutto per ora dopo. La zanzara. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? A proposito di quello che vuole l'ascoltatore di prima, fra poco c'è una sorpresina, però non del tipo di quella che si aspetta l'ascoltatore di prima. Alessandro Torino. Vai Alessandro, vai. Pronto? Sì, sì, ciao. Scusate, vado un po' in attesa, distratto. Allora, devo dire che ho l'onore di intervenire a Radio 24 dopo uno sfogo così del professore che ammiro sempre quando fa i suoi incontri, ci lascia pillole di saggezza, devo dire. Ma chi, scusa? Comunque, professor Tornina. Ah, il professore, sì. Sì, sì, poi c'è stato questo scherzo di Parenzo che ogni tanto deve far vedere che c'ha le palle, allora... No, ricordare i fatti, poi io mi calmo tra subito, ricordare che cosa uno sosteneva, perché sennò c'è l'incoerenza assoluta. Non parlo più, perché tanto... Però, a parte che ci potrebbe essere anche in teoria il diritto all'incoerenza, per cui non è quello. Eccolo, questo è già una missione. No, ma non c'è nessuna missione, non parlavo di questo caso, non parlavo di questo caso qua, non parlavo di questo caso. Stiamo parlando di due casi diversi, le sentenze passate in giudicato, giudicato, più sentenze, non sto parlando delle singole sentenze. Tu all'epoca dei fasti, stai quando zitto non un attimo, fammi finire che sto male, fammi finire cazzo, fammi finire, se no mi incazzo sul serio. Ci sono più sentenze adesso passate in giudicato, più sentenze su più fronti passate in giudicato, e dunque una situazione complessiva di una persona in galera, che io non voglio in galera se le norme consentono a questa persona di uscire e non comitati o cricche di amici. Dunque c'è una sentenza complessiva, una situazione giudiziaria complessiva di una persona, e poi i casi singoli che in alcuni casi di fotografie possono essere ricatti e in altri casi possono essere un semplice scambio, punto. Ma io dicevo riguardo a cosa non lo sai, non ti ricordi nessun dettaglio. Va bene, benissimo. Allora, chiarito questo. Allora io... Sì. Ti faccio sentire tutto quello che vuoi la settimana prossima. Io e vedrai che allora, io sostenevi che era giusto. Sì. Vuoi sentire due ore e mezzo di una trasmissione? Ma Renzo, vuoi sentire? Vuoi la gente in galera? Tu, Renzo, vuoi la gente in galera? Mi sbeffeggiavi. Sì, quando sicuro. Tu ritenevi. Vabbè, tanto, ritenevi. Hai voluto fare la questione su questo? Sei un poveraccio. Dai, Renzo, vai a pescare l'audio se hai coraggio. Ma certo che vado a pescare. Non ti sostenevi e farlo sentire tranquillamente. Vai, forza. Non so se questo è un atteggiamento di Parenzo. Ma sì, ma ogni tanto si vuole divertire, fammi sclerare, certo. È così, ma che devi fare? Certo. Allora, il mio intervento era, però adesso, stando l'ascolto... Una marea di delinquenti in galera, di gente normale in galera, adesso fa la battaglia per Corona, una cosa patetica, dai, Enzo, vai. Allora, guarda, su Cruciani io voglio spezzare una lancia in questa cosa, perché ascoltandovi, lui prima ha detto una cosa molto interessante, dice, quando è venuto Corona in studio, io ho fatto parlare perché è la mia tattica, è il mio modo di intervistare le persone, perché ritengo che Cruciani abbia questa dote innata, nel senso che quando fa le interviste porta le persone dove vuole lui, e questa è una dote. Vabbè, dai, Parenzo, adesso non stiamo qui a fare la mia esaltazione, dai, forza. No, non voglio leccare assolutamente, però io ho chiamato per una cosa molto più importante, quindi tagliamo corto. Si parlava di sexy toys tempo fa. Allora,
Allora, io dico che dobbiamo smettere di essere ipocriti, per la buona vita sessuale di tutti un buon sexy toys nel comodino ci deve essere in tutte le... È quello che ho sempre sostenuto io. Bravissimo, e devi sostenerlo sempre, tu dovresti ricordarlo ogni giorno. Beh, una missione per te, Cruciani. Vabbè, ogni due giorni, dai. Diciamo che quando Cruciani, quando Parenza questi sbiellamenti così, io mi impegnerò a spedirgliene uno in redazione. Ma lui non li usa, io difendo le mie idee al di là del sex toys. Ma secondo me un bel dildo anale, secondo me, guarda, credimi, Parenza, ma non è che lo... Ma non è che mi scandalizza. Ma non lo usa, non li usa. Non credo di averli mai usati, ma insomma non mi scandalizza. Non hai mai usato. Neanche parlarne. Non hai mai usato. Ecco, vedi, neanche parlarne, questo è l'atteggiamento classico. No, non mi scandalizza neanche parlarne, cioè non mi trova... Scusami, ho capito, non mi scandalizza neanche parlare. Certo che uno del califfo. Certo che uno che non ha mai usato a 37 anni, sì. un oggetto 38, e non sai cosa ti perdi. A 30, quasi 39. Sei indietro. Questo ancora è un reato, non è un reato. Ancora, assolutamente. Si può rendere reato, anche non è un problema. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Michele da Pisa, Michele, vai. Parenzo, titolo del 24 ore di domani: Parenzo massacra Cruciani. Sì. Voto 10. Bene, ottimo. Vai. E poi seconda cosa. Sì. Volevo dire, interpreto il tuo pensiero, Cruciani. Io credo che tu voglia dire che Corona non è che lo vuoi in carcere, però non è giusto secondo te che si vada in televisione, nelle radio, nei giornali a dire che lui deve uscire, perché non è giusto, perché è vero che sono i tribunali che devono decidere, ma naturalmente l'opinione pubblica influisce i giudici e una pressione mediatica potente. Ma i giudici secondo me se ne sbattono, però in alcuni casi potrebbero anche subire. Però sì, la pressione mediatica influisce, secondo ma me. No, in alcuni casi sì, in altri no, dipende. Potrebbe essere anche controproducente in alcuni casi. È vero. Secondo me il tipo di difesa, non degli avvocati, che viene fatta su Corona è controproducente. Questa è la mia impressione, però. Però penso che non sia giusta. Cioè, nel senso, un carcerato è uguale a un altro. Quindi non è giusto che uno che abbia la pressione mediatica... No, ma infatti, come diceva Parenzo prima, questo non è che... Cioè, chi è in condizioni simili a quelle di Corona? Se ci sono le condizioni, ci sono le circostanze, se è giusto, cioè se uno sta male, adesso francamente mi sembrano un po' deboli le cose portate avanti dalla difesa, cioè quando dice che è una personalità narcisista, mi sembra, io non ho letto i referti, mi sembra in apparenza un po', cioè non è che dice è malato gravemente, non può sopportare la situazione carceraria, posto che in carcere sta male, mi sembra che sia una situazione psicologica, non dico normale, ma certamente molto comune per chi è in carcere, e dunque non mi sembra che ci siano le condizioni. Detto questo, non conoscendo le carte, dico che se ci sono le condizioni, al contrario di quello che dice Parenza, che io lo voglio in carcere, non è vero che lo voglio in carcere, se ci sono le condizioni ovviamente può uscire. Io non ho mai detto, anche l'altra sera a Matrix, non ho mai detto che voglio Corona in carcere, ho detto che voglio Corona che Corona abbia lo stesso trattamento degli altri, che non abbia privilegi rispetto agli altri, poi si parlava di altre cose, e che ci sono le condizioni, dal punto di vista del diritto non ha nessun privilegio rispetto agli altri, ma chi l'ha detto? Assolutamente no, perché viene applicata la legge per lui come per gli altri 30.000, 10.000, 4.000 allora che chiedono di uscire dal carcere, quindi non ha nessun privilegio. È la pressione mediatica che fa la non differenza. C'è pressione mediatica, sì, l'unica differenza non c'è pressione, allora, c'è un'attenzione mediatica, non una pressione mediatica. C'è un'attenzione mediatica e poi c'è però mettetevi d'accordo con voi stessi, altrimenti è difficile discutere. Allora, se sì, perché c'è una logica. Allora, se ci dice che c'è una pressione mediatica, vuol dire che a seguito di questa campagna supposta di stampa Corona sarebbe fuori dal carcere. No, ma chi l'ha detto? Cosa che non c'è. Ma chi l'ha detto? Cosa che non esiste. Ma chi l'ha detto? Ci sono, cioè, invece... la presenza di una pressione mediatica non è che per forza deve essere. Esatto. Bravo. E quindi, cioè, non è che quindi necessariamente parlare del scaturisce. Caso Corona può servire per parlare anche dei tanti casi Corona, di persone che potrebbero scontare la pena fuori. Ho capito tutto, Enzo. Un'ultima cosa, fatemi dire un'ultima cosa. Sì. Una cosa controtendenza, viva il traffico perché c'ha una voce sexy. Vabbè, dipende chi lo fa. Sexy. Dipende chi lo fa. Una gnocca, la conoscete mica?
No, non la conosciamo, ma... perché non è qui, da queste parti, da un'altra parte. Però vabbè, guarda che spesso le voci ingannano, Sì, Dica, le voci ingannano moltissimo. Però le devo dire che non è fatto del traffico sempre da una donna, spesso è fatto da un uomo. Già, è vero. Però magari c'è una voce maschile interessante per qualche ascoltatrice femminile. Vai, Enzo, Asti, Enzo, ragazzi. Vai, Enzo. Ciao Beppe, ciao, scusami, ciao. Io volevo solo dire una cosa.